Bomtia, rieccoci qui, siamo all'interno di Invest Plus, il canale che sintetizza tutto quello che combiniamo all'interno della Dutching Academy. Andiamo a vedere questo riquadrino molto interessante che riguarda le partite, o meglio, le squadre di Liga, l'Atletico di Madrid, l'Atletico Club di Bilbao, la Betis, il Celta Vigo, il Sevilla, la Real Sociedad del Valencia e il Villarreal con quotazioni in prematch da 1,52 delle ultime 4 stagioni. Soprattutto abbiamo dei mercati molto interessanti, molto fertili, che ci vanno ad avvalorare sia la nostra operatività nel dutching, sia la nostra operatività nel betting nudo e crudo. Non c'è alcuna differenza, è tutto un investimento e preso in questo modo ce lo fa capire molto bene. Questa sera in particolar modo c'è Villarreal Getafe. E abbiamo due mercati molto interessanti che sono l'over 0,5 full time e l'over 1,5 full time. C'è anche l'over 0,5 half time, ma con una quotazione, meglio, con una percentuale del 77,52%. Quelle più calde sono qui, i mercati più caldi sono il mercato dell'over 0,5 full time e dell'over 1,5 full time. Ovviamente dobbiamo sempre vedere la quota edge, che ci determina il nostro guadagno nel medio periodo. Quindi l'1,29 nel mercato over 0,5 half time del protocollo riguardante il Villarreal ha una quota edge a 1,29, e l'1,29 è comunque una quota molto interessante da sfruttare al 77,52% di realizzazione nel corso delle ultime stagioni. Sono più caldi gli altri due mercati, l'over a 0,5 full time con la quota edge a 1,07 e il mercato dell'over 1,5 full time, quota edge a 1,19, segniamocela bene in rosso, a 1,19 l'84% di realizzazione, quindi 26 eventi su 31. Ma la cosa più simpatica di tutte la vediamo sia sul book che sull'exchange: già partiamo sopra la quota edge, quindi già prendendo Villarreal Getafe in questo momento, mancano pochi minuti all'inizio del match, già prendendolo in questo momento noi arriviamo ad avere 9 tick tra virgolette di vantaggio, 9 tick oltre la quota edge, e nell'exchange addirittura a 1,31. Quindi siamo ben oltre la quota edge. Non si vede, ma assolutamente il mercato dell'over over under 1,5, quello inquadrato in questo momento tra la Villarreal e il Getafe. E ovviamente sono quote non di valore, sono quote di gran valore che possono essere sfruttate sia nell'exchange nudo e crudo, sia nel betting nudo e crudo, e sia nell'operatività in dutching con tutto quello che poi ne concerne nel corso del match, nel corso dell'evento stesso. A tutto questo, ovviamente, se noi lo vogliamo sfruttare con l'exchange, e sono mercati interessanti, li possiamo andare a rivedere con l'aiuto della grafica, eccola qui, sono tre mercati di riferimento della Villarreal, e quindi fare dutching con gli indicatori che rispondono ai tiri totali, tiri in porta, al possesso palla, all'indice XG, all'heatmap di Uscored, la uniamo poi ai numeri statistici cronici, perché sono numeri che si ripetono nel corso del tempo, non sono numeri freschi, sono numeri belli caldi, si ripetono nel corso del tempo. I mercati di riferimento sono quelli che vediamo in grafica, con l'over 0,5 full time, con l'over 1,5 full time, con l'over 0,5 half time delle partite interne della Villarreal con una quotazione da 1,50 a 2. Abbiamo visto quanto sono interessanti sia su Bet365 che su Betfair i mercati relativi all'over 1,5, ma come detto, con un buon dutching si può operare molto bene anche con il correct score, perché abbiamo un over 0,5 half time che comunque è al 77,52%. Quindi è chiaro che nel momento in cui inizia la partita la vedo calda, vedo dei corner, vedo dei tiri in porta, vedo una Villarreal con la pressione giusta nei confronti delle Getafe, e quindi vado
a rivedere nel mio archivio le partite del Villarreal che ho preso in considerazione, è chiaro che nel momento in cui ho gli indicatori caldi, unito questo fatto alla statistica, che è assolutamente dalla mia parte, diventa molto interessante arrivare ad investire sul Villarreal in questo modo. Ma poniamo il caso che c'è una persona che in maniera nuda e cruda, in maniera ignorante, vuole sfruttare queste indicazioni. Ebbene, molto semplicemente andrà a piazzare la propria bettata o sull'exchange o sul book ad una quotazione maggiore rispetto alla quota edge. La quota edge è a 1.07 per il mercato dell'over 0.5 full time, è all'1.19 nel mercato over 1.5 full time, e quindi basterà piazzare il tutto a quote maggiori rispetto a queste. Già sull'over 1.5 full time, e l'abbiamo visto poc'anzi, abbiamo una quotazione a 1.28 su Bet365, a 1.31 su Betfair, quindi superiore rispetto alla quota edge, il che significa che continuando ad operare in questo modo su questo protocollo riguardante il Villarreal, su questo mercato, in queste dinamiche di pre-match con la quotazione da 1.52 sulle partite del Villarreal, avremo comunque un approfitto nel medio periodo. E questo è quello che stiamo facendo nella Dutching Academy, e quindi vedremo questa sera che quello che accadrà lo pubblico adesso, poi me ne vado, torniamo domani, perché poi ci saranno anche altre situazioni interessanti nella fine settimana da vedere e rivedere, e soprattutto da constatare la bontà dei vari protocolli. Vedremo insomma quello che accadrà per l'appunto tra il Villarreal e Getafe.